Ed eccoci giunti al momento di Linea alla Scuola, il format che Mattina Live porta avanti con Fondazione Cultura e Innovazione e prevede la realizzazione di una vera e propria testata giornalistica. Ad essere protagonisti i ragazzi, i giovani studenti con una didattica totalmente innovativa, una didattica inclusiva che li porta ad imparare tutti i mestieri legati al mondo del web, della radio ma anche della televisione. E oggi sono con noi appunto una nuova redazione, quella della Scuola Media Statale Gaetano Caporale di Acerra, e noi oggi siamo in compagnia della dirigente scolastica Rosa Esca. Buongiorno, ben trovata qui da noi, e gli studenti Emanuele Storchi, ciao Emanuele, e Gabriele Lariccia, ciao, tutto bene? Sì, sì, felicissimi? Molto. Allora siamo pronti per dare il via alla linea? Prontissimi. Prontissimi, certo. Allora diciamolo insieme, Linea alla Scuola. Quest'anno scolastico ha avuto un significato molto particolare, in quanto abbiamo lavorato su un argomento molto importante e vicino alla realtà del nostro territorio, l'eccidio di Acerra. A settembre e ottobre abbiamo ricordato l'anniversario dei fatti avvenuti in quei mesi del 1943, attraverso la lettura e l'approfondimento di documenti storici, tra cui il diario del tenente colonnello Nicola Rinaldi, che descrive la resistenza da Acerra come una fiammata di rivolta popolare in cui è da ammirare il coraggio e la volontà degli acerrani dimostrata nel ribellarsi, anche senza armi, all'oppressione tedesca. Successivamente abbiamo intervistato nonni, bisnonni, parenti e vicini di casa, alla ricerca di testimonianze di coloro che avessero vissuto sulla propria pelle quei tragici eventi. È stato molto emozionante raccogliere le memorie che si tramandano nelle nostre famiglie, in quanto abbiamo preso con quanto coraggio i nostri concittadini abbiano difeso la città dal nemico. Per non perdere tale memoria storica abbiamo poi digitalizzato tutte le testimonianze e creato dei video che sono finiti nei nostri archivi digitali, insieme a un cartone animato che cerca di sintetizzare in pochi minuti gli eventi più drammatici dell'eccidio. Adesso vi lasciamo alla visione del cartone animato realizzato dagli alunni della scuola Gaetano Caporale. Bel tiro! Sei stato bravo, ma ora tocca a me. Ragazzi, entrate in casa, correte, sono arrivati i tedeschi, dobbiamo ripararci. Ma perché? Cosa faranno i tedeschi? I tedeschi stanno arrivando e sono arrabbiati, ma i nostri uomini ci difenderanno. Presto, stanno arrivando! Portate tutto necessario, costruiamo una grande barricata e fermeremo i tedeschi. All'improvviso arrivano i carri armati tedeschi. Il vescovo Nicola Capasso si rivolge al comandante tedesco Karl Rossmann. Per favore, ascoltatemi. Risparmiate la popolazione acerrana. Sono uomini del popolo e sono disarmati. Vi prego, in nome di Dio. I tedeschi fanno inginocchiare il vescovo per umiliarlo e il comandante lo schiaffeggia davanti a tutti per metterlo a tacere. Inizia la battaglia tra tedeschi armati e acerrani con bastoni, forconi, vanghe, sedie. Si sentono spari e vengono appiccati incendi. Ai nostri eroi, beh, siete bravissimi questi ragazzi, no? Complimentissimi, davvero siete stati straordinari, perché hanno scelto come argomento un argomento molto importante che fa capo alla nostra storia, ovvero l'eccidio di Acerra, tra l'altro una vicenda che fa capo alla Seconda Guerra Mondiale e purtroppo oggi è ancora poco conosciuto, nonostante si tratti di una delle più grandi stragi naziste avvenute nel nostro territorio dopo le quattro giornate di Napoli e 88 le vittime. Quindi Acerra decide di resistere e non è un caso che quest'anno il nostro presidente Mattarella abbia scelto Acerra, no, per celebrare il 70° anniversario della liberazione. Allora, in realtà è un progetto anche un po' più ampio di quello di cui hanno parlato i ragazzi, perché
è nato con un accordo di partenariato con il Comune e il patrocinio morale della Regione Campania e ha coinvolto anche tutte le scuole di Acerra. C'è un concorso a cui stanno partecipando e noi ci siamo fatti anche promotori della costruzione di un sito web dove ogni scuola andrà a caricare i frutti delle proprie ricerche. L'obiettivo era proprio quello di consegnare ai posteri una raccolta documentale quanto più completa possibile, perché anche dagli stessi archivi di Acerra stanno emergendo documenti non ancora noti. E per noi a scuola era una delle attività trasversali che coinvolgeva tutti, infatti ci stanno lavorando tutti. Noi abbiamo più di 1000 alunni, 47 classi, che lavorano tutte su questo progetto, ovviamente ognuna si occupa di un aspetto. Di un aspetto, esatto. Quindi c'è chi ha fatto il video, loro ora non era pronto, quindi stanno producendo un plastico con i luoghi dell'eccidio. Quindi c'è un'attività insieme a tante altre. E ancora abbiamo, in essere, insomma, abbiamo ancora di grande approfondimento. Abbiamo avuto una mostra itinerante dove ci hanno supportato delle associazioni, tra cui Acerra Nostra e l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Quindi è un progetto appunto un po' più ampio. È un po' più ampio, che è ancora presente, ma quello che resta è la volontà, sicuramente il messaggio, no? Che deve essere tramandato ai più giovani, ovvero i valori della resistenza, che è qualcosa che i ragazzi, i giovanissimi, devono conoscere, soprattutto in questo scenario storico. Oggi diventa davvero attualissimo, più che mai. Infatti, diciamo che noi non avremmo voluto che diventasse una testimonianza viva è ancora tangibile, e di questo loro sono rimasti particolarmente colpiti. Ecco, è bello parlare anche con loro, Preside, perché molto spesso noi non conosciamo vicende storiche, però oggi grazie a voi, ecco, grazie al vostro lavoro possiamo portare al pubblico delle vicende che sono state importanti anche per, per il nostro passato, che poi ci ha permesso di proiettarci a futuro. Emanuele. Sì, allora, come già anticipato la nostra Preside, noi stiamo realizzando questo plastico, un plastico tutto in legno, dove appunto noi mettiamo su un compensato tutte le vie principali di Acerra, come via Giudichela, dove è stata anche messa la targhetta di Liliana Segre, e soprattutto anche Corso Resistenza, un luogo molto importante per l'eccidio di Acerra, perché proprio lì c'è stato il primo scontro tra acerrani e tedeschi, dove i cittadini appunto cercavano di opporsi con tutto quello che avevano, come bastoni, sedie, come già stato detto anche nel cartone animato, e addirittura si difendevano con le cassette della frutta o anche lanciando patate. Quindi si vedeva proprio che i cittadini acerrani volevano liberare a tutti i costi la loro cara città. Volevano difendere il proprio territorio, lo hanno fatto nonostante insomma ci fossero poi 88 vittime, però che voi avete ricordato ai nostri eroi, e lo fate attraverso un nuovo linguaggio, quello che piace tanto ai giovani ma in realtà anche agli adulti, anche a me, ovvero il mondo del cartone animato, perché abbiamo visto anche uno stralcio di questo cartone animato. Sì, abbiamo visto, la nostra scuola ha realizzato questo cartone animato soprattutto in modo che anche i più piccoli e le persone che non conoscono la storia di Acerra, non conoscono la storia di questi tragici eventi, possano capire quello che hanno provato i nostri concittadini. Appunto, sta diventando anche oggi un tema di grande attualità, abbiamo visto con la guerra in Ucraina, possiamo vedere come gli acerrani hanno avuto una grande forza di volontà, un grande coraggio per affrontare. Questo ci permette tedeschi di capire anche come, ecco, qual è il sentimento, no, degli ucraini in questo momento, quello di difendere. Vogliono liberare, vogliono difendere la loro nazione. Appunto, il coraggio e la volontà del difendere la propria patria. Allora possiamo vedere che gli ucraini aiutano i loro soldati, vogliono ottenere l'indipendenza, e così successe anche ad Acerra molto tempo fa. Anche perché è una guerra molto più sanguinosa, possiamo anche definirla così, perché stiamo parlando di addirittura armi nucleari, quindi sicuramente ci saranno molte più. Non abbiamo imparato nulla dalla storia? Purtroppo alcuni eventi stanno ricapitando, ok? Abbiamo visto come stiamo rivivendo molti eventi tragici,
E voi giovani naturalmente avete il compito, no? Ma sì, è bello sì. Che i dirigenti ma anche i docenti vi permettono di conoscere questi momenti, perché voi siete il nostro presente ma rappresenterete il nostro futuro e siete voi che guiderete per l'appunto la nostra società. Bravissimi questi ragazzi, complimenti veramente preside, tra l'altro è con la possibilità di una didattica che diciamo prima che possa essere innovativa, inclusiva, soprattutto che permetta divertendosi, sì. Conoscendo altre sfumature, altri strumenti, quale che può essere il mondo della televisione, del web, episodi della nostra storia, perché solo così probabilmente che certi episodi possano rimanere nella nostra mente, farne tesoro e frutto e non ripetere più certi errori. L'obiettivo principale era quello di lavorare sulla memoria come ricordo, consapevoli anche che la nostra società sempre più veloce e virtuale tende a dimenticare anche il recente, e quindi invece consegnare a loro una memoria verità storica, no? Permette comunque di, sì, di salvare dei valori, di costruire il senso di comunità. Non a caso la mia città è medaglia d'oro, perché ad Acerra è stato conferito questo più alto riconoscimento della Repubblica Italiana al valor civile, e quest'anno noi abbiamo lavorato anche sul concetto di valor civile e senso del dover di patria, che sembrano un po' dimenticati, persi, sì. È proprio il pathos e l'amore verso la patria che forse potrà restituire quel senso civico che i ragazzi devono da piccolini portare avanti. Siete stati bravissimi, vi siete divertiti? Molto, sì, molto. Grazie, contenti che Presidente Mattarella è venuto proprio nella vostra città. È stato un onore per noi. Grazie, complimentissimi dunque alla scuola media statale Gaetano Caporale di Acerra, grazie soprattutto e complimentissimi alla dirigente scolastica Rosa Esca, gli studenti Emanuele Storchi e Gabriele Larici naturalmente, che hanno rappresentato poi tutti gli altri compagni. Sì. Bravissimi davvero, pubblicità, restate con Mattina Live.